Bene, siamo live. Siamo live. Buonasera. Buonasera agli amici di Utopian e di P4C che hanno organizzato questo webinar, al nostro graditissimo ospite di questa sera, Raffaele Gareri, e a tutti quelli che sono con noi per questa serata di dialogo e confronto su un tema caldissimo di cui parleremo fra un attimo. Spenderò solo qualche parola per dirvi di Utopian, Osservatorio Europeo sull'innovazione democratica. L'innovazione democratica è appunto il tema centrale da cui l'associazione trae la sua ragion d'essere e attorno al quale articola le proprie attività con finalità civiche, che consistono principalmente nello studio e nella ricerca che ha ad oggetto la trasformazione digitale e il suo impatto sulla cittadinanza. Il webinar di oggi, organizzato da Utopian in collaborazione con P4C Prepare for Change, è un'associazione che ha finalità analoghe a quelle dell'osservatorio, è parte del progetto Restart, contributo di Utopian a Repubblica Digitale, l'iniziativa strategica nazionale che è promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Ministra per l'Innovazione, con l'obiettivo appunto di ridurre il divario digitale di carattere culturale e accompagnare il processo di trasformazione digitale del Paese. Il tema di questa sera riguarda la necessità di realizzare un New Deal digitale. In particolare ci interrogheremo su come impiegare al meglio la digitalizzazione al servizio delle nostre città e comunità. E lo faremo con un ospite che ha fatto della trasformazione digitale la sua missione e professione, Raffaele Gareri, ingegnere elettronico, executive master in management degli enti locali. Ha iniziato la sua esperienza nel settore privato per circa 7 anni e poi da oltre 20 anni è impegnato nella pubblica amministrazione locale sui temi dell'innovazione, dell'e-government, del controllo di gestione, e ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali. Ha svolto il ruolo di presidente dell'associazione ENTO, European Network for Training Organizations, del Consiglio d'Europa, e co-founder di The Smart City Association Italy, di cui è stato anche di recente presidente. Ha partecipato a diversi progetti di rilievo nazionale e internazionale e relativi ai temi della Smart City, di partenariato pubblico-privato e partenariato pubblico-privato che vedremo può essere la chiave di volta per una realizzazione efficace e compiuta della Smart City. È stato il responsabile della transizione digitale della provincia di Brescia e attualmente il direttore del Dipartimento di Trasformazione Digitale di Roma Capitale e suo responsabile della transizione digitale. In una intervista ha detto: "Sono convinto che un New Deal digitale nella politica e nella strategia aziendale sia indispensabile per la crescita delle nostre comunità territoriali." Ed è proprio questo il tema che affronteremo questa sera con lui. Lo ringraziamo per la sua preziosa presenza. Mi prenderò qualche minuto per introdurre il tema. Diciamo che ciò che era da tempo evidente agli esperti di settore e agli addetti ai lavori, oggi, mentre siamo chiamati a fronteggiare questa emergenza sanitaria, a misurarci anche con la capacità di resilienza nostra e delle nostre comunità e dei territori, è diventato chiaro per tutti che il digitale può offrire l'occasione per affrontare in modo efficace il futuro e le sue sfide globali, per raggiungere nel modo migliore obiettivi di benessere sociale, economico e ambientale all'interno delle nostre città. Tuttavia non ci possiamo aspettare che la tecnologia da sola ci porti verso un futuro sicuro. Le
molteplici iniziative di smart city realizzate nel nostro paese hanno prodotto risultati diversi, con evidenti successi ma anche insuccessi. E l'approccio all'innovazione digitale delle città appare nel complesso il frutto di intuizioni e strategie territoriali. Manca, a mio parere, una strategia unica e complice una non omogenea diffusione di competenze sul territorio che possano guidare la trasformazione digitale. C'è un evidente rischio che gli obiettivi non siano condivisi e le risorse a disposizione, che finora sono state limitate, vengano disperse in soluzioni senza una logica di sistema, frammentate, non interoperabili, non riutilizzabili e, in una parola, non risolutive. Ecco, si pone quindi un problema, no, di coordinamento, di pianificazione. Nel mio recente passato, nel periodo in cui sono stata assessora comunale alla Smart City nella mia città d'origine, Reggio Calabria, ho avuto l'opportunità di avere un punto di vista privilegiato sulle difficoltà e reticenze che si possono incontrare nei percorsi di innovazione. E riguardo la digitalizzazione della PA, che fra l'altro il ministro Gualtieri giusto ieri ha indicato come uno degli obiettivi del Recovery Plan, da un'osservazione generale emerge che mentre si è fatto un grande sforzo nel nostro paese a livello nazionale per gettare le basi, realizzare delle infrastrutture e dei servizi abilitanti, a livello locale l'azione del governo non si è di fatto tradotta in un dispiegamento adeguato di competenze o in un indirizzo forte per una azione diffusa e omogenea su tutto il territorio, efficace e mirata per semplificare, reingegnerizzare e digitalizzare processi e procedimenti interni della pubblica amministrazione locale e connetterli poi alle infrastrutture abilitanti che sono state realizzate. Ciò probabilmente vanificando, magari indebolendo più che altro le misure assunte a livello centrale. Se pensiamo ad esempio al caso emblematico di SPID, no? Si è lavorato molto negli ultimi anni per rendere questa piattaforma stabile, usabile, ma per incentivarne l'adesione da parte dei cittadini, per promuoverne uno speed up, il governo ha dovuto adottare l'espediente di imporre il suo uso per consentire di accedere ad esempio al bonus bici, al bonus vacanze, ultimo il cashback. Ciò probabilmente perché, eccezion fatta per le città più dinamiche e innovative che per loro iniziativa a macchia di leopardo hanno già avviato questo processo di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei servizi e sperimentano anche tecnologie di frontiera, dall'altra parte sono poche le città che in realtà hanno digitalizzato i loro servizi e li hanno agganciati al sistema unico di identità digitale. Ancor meno sono quelle città che hanno reso i propri procedimenti interni completamente digitali senza il passaggio di carta. E quando di fatto ormai sappiamo che ci sono tecnologie nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, del blockchain, che sono già in grado di aprire la strada a un'automazione spinta per efficientare la macchina amministrativa. Ecco, Riccardo Luna di recente ha scritto che in questo paese c'è sempre una giustificazione per ritardare il futuro e non possiamo dire che la trasformazione digitale della pubblica amministrazione promessa da tutti i governi dal 2008 in avanti sia stata davvero completata. Nel decreto semplificazioni il governo ha fissato come data ultima il 28 febbraio per portare tutti i servizi sul digitale e renderli accessibili tramite SPID e l'APO, vabbè, che oggi ha avuto qualche problema, sappiamo, però dunque abbiamo meno di 3 mesi, quindi c'è da chiedersi se
gli enti pubblici si stanno realmente trasformando, se sono pronti a digitalizzarsi, se lo stanno facendo tutti alla stessa velocità, oppure se stanno sperando, no, nell'ennesima proroga. E oggi siamo probabilmente ancora molto lontani da un sistema di amministrazioni digitali, data driven, in rete, che scambiano dati fra loro e operano in cooperazione informatica. Spesso ci si accanisce a iniettare tecnologie in vecchi organismi burocratici senza prima operare una necessaria semplificazione e riorganizzazione. Col decreto semplificazioni si spera fatto un primo passo concreto chiaramente poi ci sarà la grande occasione che verrà dal recovery plan per questo dobbiamo farci trovare preparati perché non venga sprecata questa occasione importantissima, no? Con il finanziamento di tecnologie che però non hanno una strategia unica. Esistono delle profonde contraddizioni e disuguaglianze in questo processo di trasformazione digitale, però come possiamo invece rendere le tante positive esperienze maturate nel nostro paese parte di una strategia? Probabilmente non esiste una ricetta unica, non può esserci una soluzione universale che è valida per tutti. Ogni comunità deve trovare la propria idea di futuro e nuovi metodi per coltivarne la speranza. Però possiamo condividere una serie di principi che insieme possono dare forma in maniera compiuta a una strategia nazionale, a un New Deal digitale italiano, per guidare la convergenza fra esigenze individuali e collettive, fra zone del paese che sono più dinamiche e altre più refrattarie ai cambiamenti, tra nuove tecnologie e modelli di business, governance ed ecosistemi. Quindi come possiamo favorire lo sviluppo digitale delle nostre comunità e pianificare iniziative che portino valore economico, sociale ed ambientale? Cosa possiamo fare per garantire che i valori umani restino al centro dei processi di digitalizzazione? Quali sono i passi decisivi per avere successo nella progettazione di una strategia digitale? Cosa costituisce una governance pronta per la digitalizzazione e come possiamo preparare un terreno fertile per gli investimenti? E il libro Un New Deal Digitale, nella sua ultima edizione italiana, di cui Raffaele Gareri è coautore con Bas Bosma, risponde a queste domande essenziali e ci fornisce una visione sulla digitalizzazione delle comunità e una metodologia pratica e di base. Spiega come le comunità possono trarre beneficio dal futuro cambiamento digitale e cosa è necessario fare per orchestrare questo cambiamento con i portatori di interesse pubblici e privati. E in particolare il libro fornisce un approfondimento di 20 elementi chiave della digitalizzazione nelle nostre comunità. E questa sera, traendo spunto dai contenuti del libro, da questi elementi chiave, con l'aiuto di Raffaele Gareri ci focalizzeremo in particolare su 4 di questi elementi. E il primo, l'importanza della governance pubblica dei dati, e poi le logiche di partenariato tra settore pubblico e privato, l'ecosistema e i nuovi modelli di business. E infine, visto il momento contingente che ci troviamo a vivere, ragioneremo su possibili linee guida, strategie per l'impiego del Recovery Fund.
Raffaele Careri ci introdurrà e approfondirà questi argomenti con noi. Prima di parlargli, di passargli la parola, gli chiederei, ruberei qualche altro minuto per chiedergli di essere così gentile nel suo ruolo di direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale da aggiornarci con qualche insert sui passi avanti compiuti da Roma Capitale rispetto alla roadmap che da tempo questa città, fra le più innovative del nostro paese, si è data con una strategia digitale chiara. Roma Capitale ha infatti intrapreso il suo percorso di digitalizzazione dei servizi ben prima dell'emergenza Covid e delle ultime spinte normative. Lo ha fatto a partire da un piano di informatizzazione che è nato con la guida illuminata della nostra assessora Flavia Marzano, che è stato condiviso con la città in vari momenti, penso al forum innovazione, alle giornate dedicate all'agenda digitale di genere. E questo piano viene costantemente attualizzato, arricchito di iniziative. E Roma si è dotata di una serie di documenti di pianificazione, il piano per la prevenzione della corruzione, il piano Roma Smart City, e continua appunto questa sua missione digitale, utilizzando il digitale più come uno strumento a servizio delle persone e delle comunità. Oltre al gran numero di servizi che ha già reingegnerizzato e resi disponibili online, e sono diverse le iniziative di successo di Roma Capitale, in particolare l'avvio della transizione al software libero con l'adozione di una specifica delibera di indirizzo già nel 2016, l'istituzione dei punti Roma Facile, la scuola diffusa per ridurre il digital divide e promuovere competenze e cittadinanza digitale, oppure Roma Decide, l'iniziativa che ha sperimentato una forma di bilancio partecipativo. Roma è la prima città ad aver elaborato il rapporto BES in Italia, con un sistema di oltre 100 indicatori per misurare il benessere equo e sostenibile dei cittadini romani. Cito l'ultima, che è la, diciamo anche in ordine di tempo, come nascita, è la Roma Data Platform, che è la piattaforma digitale ideata per integrare in un unico sistema dati e informazioni che provengono da fonti diverse, proprio per supportare in quella logica di città data driven di cui dicevamo, le istituzioni pubbliche e privati per operare delle scelte e migliorare i processi decisionali. Dunque, gli argomenti, gli spunti sono tanti, chiedo scusa, diciamo, a Raffaele se ho rubato un po' di tempo per fare un'introduzione. E come ultima cosa vi invito, chi volesse, insomma, a inviare commenti e quesiti e a utilizzare le chat dei nostri canali per questo. Grazie. Prego, Raffaele. Beh, innanzitutto grazie Agata per la tua introduzione molto completa e un saluto ovviamente alle amiche e ai colleghi di Utopian. Mi fa piacere, insomma, partecipare questa sera con voi a questa chiacchierata. E sì, diciamo, per quanto riguarda Roma hai già bene sintetizzato tutto il percorso. Mi fa piacere sottolineare il quadro intanto programmatico all'interno del quale diciamo, si sta un po' portando avanti le attività. Un quadro programmatico che prende avvio, come ricordavi tu, dall'agenda digitale, anche dal piano triennale ICT, e che nell'ultimo periodo si sta andando a completare con la redazione del piano Roma Smart City, come peraltro previsto nell'agenda digitale stessa. E questa attività di pianificazione strategica è importante perché dà una prospettiva di medio-lungo termine che è comunque un criterio guida su tante attività più di dettaglio, più specifiche, ma che poi devono tutte insieme concorrere in una maniera coordinata e convergente verso l'obiettivo appunto di medio termine.
Purtroppo spesso nella quotidianità ci troviamo invece sempre un po' pressati dalle urgenze, dalle incombenze, e non è così facile accettare da un lato e anche potersi concentrare su questi obiettivi che producono dei risultati non nell'immediato. Ma in realtà poi, come sappiamo, il tempo passa e, come dire, se ci vogliamo, volgiamo le spalle solo attraverso una progettualità che fa riferimento a un framework ben chiaro, riusciamo a vedere nel tempo dei passi significativi che andare avanti. Ecco che quindi, a mio parere, da un lato è importante portare avanti la pianificazione strategica e dall'altro magari delle progettuali pratiche. Su queste pratiche noi ne abbiamo un po' mappate quasi un'ottantina all'interno dell'amministrazione, nei vari dipartimenti e assessorati, e poi ne abbiamo lanciate alcune un po' più trasversali, che fanno un po' più riferimento al Dipartimento Trasformazione Digitale o al Dipartimento Comunicazione, che hanno per loro natura una missione un po' più di supporto agli altri, no? E l'obiettivo di queste progettualità, alcune di quali le hai citate, la Data Platform, ma anche il Citizen Wallet o le piazze smart, hanno l'ambizione di fungere un po' da hub verso gli altri progetti e fornire o strumenti, diciamo, di uso trasversale, come anche il PagoPA, ovviamente gli strumenti di identificazione o anche il CRM, o altri più di incentivazione, come appunto il Citizen Wallet, incentivazione a quei comportamenti virtuosi, sostenibili, che servono per anche coinvolgere la partecipazione della cittadinanza, oltre che ovviamente degli stakeholder della città. Ovviamente questi sono percorsi un po' di continuo miglioramento. Si inizia con un primo gruppo e poi pian piano bisogna riuscire a ampliare per entrare un po' in quella logica della piattaforma, che va a contraddistinguere un po' l'approccio tipico di sviluppo delle smart city. Magari io entrerei quindi anche un po' sul tema che ci siamo dati di toccare un po' di argomenti, alcuni degli argomenti che, come hai ricordato, vengono più approfonditamente discussi nel libro, ma sono degli argomenti chiave, quale il concetto di ecosistema o delle infrastrutture, anche inteso come i dati, piuttosto che il partenariato pubblico-privato. Ho pensato magari di accompagnarmi di qualche slide o qualche piccolo video che volevo un po' condividere, giusto anche per meglio, diciamo, fissare, come dire, qualche idea fra di noi, e quindi provo un po' intanto a condividere qualche... vediamo un attimo... Però non mi fa condividere la finestra. Facciamo lo schermo intero, così. Però non sono abilitata alla condivisione. Ma chiediamo alla segreteria. Sì, ok. No, ci sono. Eccoti, sì. Allora, come accennavi tu, nel libro in realtà citiamo con Bass questi 12 ambiti, perché uno degli aspetti, a nostro parere, chiave iniziale è quello di far subito passare il messaggio che lo sviluppo delle smart city, sebbene parta da un discorso tecnologico, in realtà per poter davvero ottenere i benefici che noi ci immaginiamo non deve essere condotto solo sul piano tecnologico, no? E quindi su questi 20 ambiti da presidiare c'è un aspetto, diciamo, di visione, di leadership, ma anche di etica, anche come diciamo prima, di governance del dato, di una capacità di lavorare su tutte le tipologie di architetture, e quindi sono tante cose. Stasera con voi volevo un po' di più ragionare su questi ambiti, che probabilmente potrebbero essere degli ambiti anche chiave per ottenere una convergenza un po' dell'azione di quelli che sono detti appunto gli stakeholder principali della città. Vorrei provare a lanciarvi un piccolo video che abbiamo fatto insieme al Comune di Roma sul concetto dell'ecosistema, prima di tornarci con voi.
Vediamo se riesco a lanciarlo perché qua non mi fa vedere la finestra, ma torno allora sul video intero, sperando che l'audio si senta. Magari mi date un feedback se... Ditemi se si sente. Molto in lontananza. Dopo non si sente l'audio. No, l'audio non si sente, Raffaele. Se non si sente, mi spiace, allora ve lo illustro un po' a voce, perché purtroppo non mi fa condividere la singola finestra e quindi non riesco ad abilitare l'audio direttamente dal monitor. Comunque, diciamo, poco male. Allora, sul concetto di ecosistema, è un concetto a volte banale, che si dà un po' per scontato, ma che secondo me è più profondo di quello che pensiamo. Cioè, spesso siamo abituati a dire... Eh sì, è importante, lo diciamo da sempre, l'importanza del lavorare in rete. Ed è questo sicuramente una... Mi sa che abbiamo perso per un attimo Raffaele. Eh sì, credo anch'io, credevo fosse un problema mio. No, no. Invece... Raffaele, no, no, è un problema delle infrastrutture di rete, connettività. E mi risentite bene? Sì, adesso sì, prego. Ecco, dicevo che in questo contesto mutato, che cosa vuol dire allora l'importanza di lavorare in ecosistema? Vuol dire che vi è una necessità di che gli attori, diciamo, di una città devono innanzitutto probabilmente ridisegnare il core business della propria organizzazione. Uso il termine business se stiamo parlando di un'organizzazione privata, ma potrei dire l'attività core anche nel caso del soggetto pubblico. Perché? Perché solo attraverso una focalizzazione su come il digitale andrà a disegnare l'intero processo di erogazione dei nostri servizi o dei prodotti, che è quello che starà accarezzando la società, riusciremo a trovare un modello efficiente di, innanzitutto di erogazione del servizio stesso, ma in ottica ecosistema, ovvero in una stretta sinergia di servizio anche con gli altri attori della città, magari passando attraverso anche una condivisione di alcuni asset su cui noi realizziamo dei servizi e gli altri pure. Faccio qualche esempio pratico. Nel momento in cui si va a rifare un intervento di smart lighting, in ottica di una riqualificazione dell'illuminazione pubblica, è evidente che il soggetto classico della utility può ripensare a sviluppare un'infrastruttura di connettività che gli consente di andare a comandare i dispositivi della luce. Però in un'ottica invece di ecosistema, quella infrastruttura di connettività potrebbe essere non solo al servizio del sistema di illuminazione pubblica, ma potrebbe essere l'infrastruttura di connettività usata per esempio dall'operatore che deve leggere, non so, i contattori dell'acqua, e che quindi non si va a rifare la propria infrastruttura, ma va a usare quella, diciamo, fatta dal primo soggetto che vi ha messo le mani. Piuttosto che l'infrastruttura può essere usata anche da delle start-up locali della città che vogliono erogare dei servizi a sua volta ad altri privati, rendendo quindi il business di questi start-up molto più accessibile, perché libero dalla necessità di fare un investimento quale quello necessario della connettività stessa. Quindi lavorare in ecosistema vuol dire pensare a un modello nel business che passa attraverso delle sinergie tra più attori e non attraverso un'azione a silos di sviluppo del proprio piano strategico industriale. Ecco che quindi è più che fare rete, cioè non è solo sedersi al tavolo, ma rivisitare
il processo di trasformazione digitale che caratterizza la propria azione, la propria missione, ma pensarlo attraverso delle sinergie fatte, ripeto, attraverso i principali attori della città. E questo sistema, secondo me, è molto importante perché evita anche una dispersione di risorse, perché in realtà se noi vogliamo andare ad attuare questa trasformazione nei tempi che abbiamo visto che sono molto più ristretti del passato, tutti i cambiamenti che che accadono oggi in 3 anni, poco tempo fa accadevano in 10 e ancora più, andando ancora più indietro nel tempo, accadevano magari in 30 anni. Quindi il tempo a disposizione per mantenere la propria sostenibilità anche economica è molto più limitato e quindi abbiamo una necessità di un'azione molto più ristretta. E se vogliamo raggiungere quelle che sono una massa di utenza, di cittadini molto più elevati, abbiamo bisogno di risorse più significative, risorse che nessuno probabilmente degli attori è in grado di mettere a disposizione in totale autonomia, né magari il soggetto pubblico, né probabilmente neanche il soggetto privato. Quindi solo attraverso una condivisione, quindi nel concetto di ecosistema, si riescono a fare dei nuovi servizi che rispondono meglio ai bisogni della città e che raggiungono la massa dell'utenza e non i cosiddetti progetti pilota che dimostrano sì la funzionalità della soluzione, ma in realtà finiscono per impattare una utenza molto limitata. Ecco che quindi il concetto, come dire, di sostenibilità ambientale, che è quello che il concetto del green che sta sempre più caratterizzando inevitabilmente tutto lo sviluppo socio-economico delle città, ma dei paesi e in generale dell'economia globale, finisce per sposarsi col concetto di sostenibilità anche un po' economica, secondo un po' i principi anche dell'economia della piattaforma che sta sempre più caratterizzando la nostra società, no? Cioè il concetto che, come vediamo, la piattaforma di Uber per quanto riguarda i movimenti della città, come anche Airbnb o Booking o Amazon stessa, no? Cioè dei soggetti che sono diventati gli attori principali, ma che non sono i veri produttori di servizi, sono i gestori della piattaforma, sul quale, diciamo, convergono sia i produttori che i consumatori, che è un meccanismo diverso dal meccanismo della supply chain del passato, da cui c'era una invece sequenzialità tra il produttore, il distributore e il consumatore del servizio stesso. Ecco, allora, ovviamente questo concetto dell'economia è legato però alla dimensione degli utenti che rende economicamente sostenibile l'iniziativa. Ma se economicamente sostenibile e questa sostenibilità si ottiene solo con dei numeri elevati, vuol dire che nel tempo finirà per incidere anche sui comportamenti sociali. E quindi, come dire, questa necessità di completare il concetto di sostenibilità toccando anche la dimensione ovviamente sociale, intendendo anche la necessità che i servizi siano il più possibile inclusivi, che vadano a superare i concetti del digital divide. E questo noi lo diciamo, raccontiamo un po' nel libro, no? Come John Lennon diceva che la vita è qualcosa che accade mentre tu sei impegnato a fare dell'altro, in realtà anche la Smart City in qualche modo accade mentre tu sei impegnato a fare degli altri piani. Quello che cambia è che se tu riesci a governare questo cambiamento accade in un modo, se non lo governi accadrà in un altro. Il rischio è che se la pubblica amministrazione non riuscirà a giocare un ruolo proattivo, un ruolo di orchestratore di questo ecosistema, il rischio è che appunto questi spazi siano occupati di più da soggetti privati, i quali però costruiranno i propri servizi secondo dei modelli che non necessariamente saranno inclusivi, saranno dei modelli economicamente sostenibili per loro e, come possiamo immaginare, tendenzialmente quindi più orientati a offrire servizi verso quella fascia di utenza che si può permettere anche il pagamento di questi servizi, no? E quindi tutt'altro che inclusivi, tutt'altro che, diciamo, orientati a ridurre il fenomeno del divario in senso lato. Ecco, quindi il concetto di ecosistema secondo me è un concetto chiave.
No, ti dicevo, rispetto a questo, per evitare, no, che la pubblica amministrazione, l'ente pubblico, abdichi, no, alla governance delle smart city, diciamo dei servizi smart city all'interno delle città, come è necessario secondo te muoversi, che tipo di approccio, come vi siete mossi a, diciamo, a Roma per tentare di creare questa rete, per stabilire anche delle collaborazioni, diciamo, fra la tripla elica, no? Coinvolgendo magari il mondo della ricerca, le start-up, anche i big player dell'IT, diciamo anche i privati, no? Per cercare di realizzare con degli obiettivi chiari dei progetti che poi abbiano delle reali ricadute sui cittadini e che appunto perseguono questi obiettivi di sostenibilità economica, ambientale, sociale e diciamo sfugga, non appunto non per evitare che i privati poi realizzino i sistemi che probabilmente non incontrano gli obiettivi che deve seguire il pubblico, no? Sì, guarda, diciamo, abbiamo cercato un percorso in qualche modo che andasse a valorizzare e anche a il ruolo che comunque istintivamente è riconosciuta alla pubblica amministrazione di soggetto neutrale, no? Per cui, per esempio, sul lato del piano Smart City abbiamo iniziato a dialogare anche con il sistema delle partecipate per illustrare quali fossero un po' i principi che stavamo un po' sviluppando e per capire quanto questi principi fossero ovviamente anche da loro condivisi e fossero presenti nei loro stessi piani industriali. E inoltre, dal lato versante sviluppo economico, nell'ambito di un percorso di sviluppo del piano strategico di Roma, diciamo con un target Roma 2030, sono stati identificati dei cosiddetti domini verticali come quegli ambiti che caratterizzano l'identità competitiva della città, e quindi in particolare il turismo, l'agri-food, tutta la parte culturale, diciamo archeologica, e anche il comparto cosiddetto dello smart business, ovvero quell'insieme di attività sviluppate in maniera innovativa da aziende in vari settori. La cosa interessante è che abbiamo inserito come un livello di pianificazione strategica trasversale il piano Smart City e anche l'idea del brand della città. Poi per costruire però questa pianificazione strategica sono stati fatti dei tavoli di lavoro invitando quelli che in qualche modo erano gli attori chiave del singolo verticale, quindi sono stati fatti da parte dell'assessorato di Caffarotti dei town meeting della città sul campo nel caso del Futuroma, come è stato denominato il percorso di sviluppo del piano strategico sul turismo, come anche sull'agri-food e anche più di recente sullo smart business. E lì per esempio abbiamo avuto occasione di interagire con sia le università che sono stati chiamati anche a coordinare dei vari tavoli operativi, quindi abbiamo fatto dei primi momenti in cui abbiamo fatto degli incontri per comparti, poi un momento generale cosiddetto di town meeting, di dibattito, confronto, restituzione, perfezionamento, e successivamente un ulteriore ciclo di interazione per il perfezionamento degli obiettivi, delle linee strategiche da inserire in questa pianificazione. Ecco, un percorso interessante perché ci aiuta a conoscerci di più, a comprendere i bisogni da un lato degli operatori di quel settore, le aspettative che loro hanno nei confronti anche dell'amministrazione, ma dall'altro lato consente anche all'amministrazione di sicuramente prendere atto di un punto di vista che non sia quello autoreferenziale, no? Ma anche a volte di spiegare anche meglio delle logiche di proprie scelte, e quindi riuscire a convergere verso degli elementi che innanzitutto facilitano il dialogo, consentono anche agli operatori del mercato di immaginarsi quale può essere la sequenza di investimenti, quali sono le logiche che andranno a contraddistinguere l'azione dell'amministrazione, ma tutto sommato è anche un modo
questa convergenza sulla strategia di farla diventare un patrimonio della città e che quindi magari in un certo senso possa anche dare continuità a un'azione quando poi ci sono inevitabili anche cambi amministrativi, perché questa continuità è a quel punto frutto non solo di una scelta interna, ma anche di una scelta condivisa con gli attori della città che presumibilmente nel momento in cui l'hanno condivisa è immaginabile che in qualche modo possano avere piacere di proseguirla con continuità. E tornando al concetto introdotto all'inizio, noi sappiamo che alcuni percorsi vanno anche al di là della normale durata dei mandati, come dire, delle nostre amministrazioni, no? Ci sono sicuramente degli obiettivi conseguibili a breve, ci sono altri obiettivi che magari richiedono più dei 4-5 anni. E quindi avere questa continuità ci consente di poi presentarsi dopo un po' con degli oggettivi miglioramenti sulla città. E, questo concetto dell'ecosistema mi aiuta a migrare sull'altro pilastro, secondo me, che è il partenariato pubblico-privato. Su questo provo a ricondividere due slide, quindi devo rifarcela questa volta. Eccoti, sì, le vediamo. Quindi, perché è strettamente collegato? Abbiamo detto prima che l'importanza dell'ecosistema, perché non abbiamo necessità di convergere su un'azione dove ognuno preside degli ambiti, ma vediamo anche il tema del pubblico e del privato. Cioè qua il problema è che dicevamo che le risorse non ci sono, a disposizione tutte del settore pubblico e del settore privato, e quindi bisogna trovare dei meccanismi che spingano a delle alleanze, ovviamente nel rispetto della normativa, e alleanze che attraggano gli investimenti dei privati, facendo sì che queste risorse si aggiungano in un unico progetto o programma di investimento della città, in modo tale che queste risorse non vadano a frantumarsi su una molteplicità di progetti che poi magari non sono neanche coerenti fra di loro, o peggio ancora, a volte potrebbero essere anche in competizione fra di loro. E vi ricordo che questa competizione, per come si sta configurando un po' l'architettura della nostra società, non è, facilmente un passaggio verso la sostenibilità economica, perché l'economia delle piattaforme, ahimè, e poi questo è un fenomeno su cui dovremmo ragionarci, tende a fare sì che la sostenibilità tengano a raggiungerli quelli che raggiungono il livello di piattaforma. Quindi se sono tante iniziative, viene a mancare la dimensione finale che garantisce la sostenibilità dell'iniziativa. Ovviamente l'idea è di fare riferimento però agli obiettivi dell'Agenda 2030, perché abbiamo detto che il tema trasversale a tutto è la sostenibilità. È interessante notare, sottolineare, come all'interno dei 17 obiettivi anche l'Agenda 2030 evidenzia come nel 17esimo è, uno degli obiettivi è la partnership for the goals, no? Cioè, quindi il fatto di spingere tutti a focalizzarci sugli stessi obiettivi. E quindi in realtà il codice dei contratti, già quello attuale, le prevede delle forme normate, disciplinate di partenariato. Sappiamo che sono il partenariato per l'innovazione, l'appalto precommerciale, il dialogo competitivo, ma anche la finanza di progetto applicata allo sviluppo di infrastrutture e servizi immateriali. Ecco, la vera problematicità o la criticità è che nelle amministrazioni non vi è abbastanza esperienza nel praticare queste procedure. Siamo più abituati a gestire la classica gara oppure gli accordi quadro, le convenzioni Consip o l'acquisto sul MEPA, però questi sono strumenti che tendono a consumare le risorse che mette a disposizione il soggetto pubblico, mentre per esempio la finanza di progetto è uno strumento che consente al pubblico di metterci dei suoi investimenti, ma integrati dall'investimento di un privato, andando a costruire dei modelli con dei contratti, delle convenzioni, nelle quali viene incentivata l'efficienza del privato nella realizzazione perché viene magari più remunerata. Ecco che quindi
sono più virtuosi come meccanismi, no? Perché instaurano più la logica del win-win, non la logica che a volte rischia di essere un po' la deriva nel caso della commessa, dove l'interesse dell'amministrazione è quella di realizzare un servizio, l'interesse del fornitore, che non lo vive nel modo, diciamo, corretto, potrebbe anche essere quello di ottimizzare l'utile della sua commessa. Ecco, allora, anche creare, diciamo, il meccanismo del lock-in, no? Nei confronti della pubblica amministrazione, con un atteggiamento un po' predatorio. Invece queste logiche, i partenariati possono proprio evitare questo, perseguendo una logica win-win, come dicevi tu. Poi ovviamente, diciamo, la mia esperienza è che a volte la conoscenza su come proporre queste soluzioni, a volte le carenze stanno anche da parte del partner privato, che non è poi tanto abituato anche a queste logiche, che ovviamente un livello di rischio lo contengono, peraltro per definizione, no? Nel caso della finanza di progetto, per esempio. Però sono di solito meccanismi che hanno un impegno, una valenza pluriennale, dai 3 ai 5, ai 7 anni, e quindi giustificano probabilmente anche se un investimento da parte del soggetto privato, a fronte della possibilità di andare a costruire un legame con l'amministrazione di una durata più ampia che quello della fornitura di un semestre o di un anno, no? Che appunto, come dici tu, tende magari inconsciamente a spingere anche, vabbè, quando ho finito con questo devo cercarne un altro, comincio a allentare la mia tensione, a spostare le mie risorse migliori su altre partite e via dicendo. Quindi la nostra... Dall'altro lato, dal lato della macchina amministrativa, burocratica, cosa ti è parso quando hai proposto questo genere di soluzioni? Ci sono competenze all'interno di Roma Capitale che possano accompagnare percorsi di questo tipo? Diciamo, vanno sviluppate, nel senso che sicuramente nelle nostre amministrazioni, tra le competenze che più abbondano, sappiamo, sono quelle amministrative giuridiche, no? Magari quelle tecniche verticali a volte un po' meno, o quelle comunicative, o soprattutto quelle gestionali, secondo me abbiamo meno investito nel passato. Però è anche vero che fra quelle amministrative e giuridiche, ripeto, sono tendenzialmente più esercitate su una parte, diciamo, del codice dei contratti. Quindi è vero che su queste forme non è così facile trovare delle competenze interne, ma è altrettanto vero che l'istituto del supporto, come dire, alla stazione appaltante esiste nel codice, per cui esistono anche dei soggetti esterni su cui ci si può appoggiare, che possono essere di supporto all'amministrazione nel dialogare con il soggetto privato. Per cui l'atteggiamento di fondo è, come al solito, la propensione e la capacità di gestire processi innovativi, che è quello su cui, a mio parere, dobbiamo più investire nelle amministrazioni. Perché quando abbiamo superato questo primo scoglio dell'approccio mentale e quindi delle conseguenti prime scelte organizzative, no? E di incentivazione verso questi meccanismi di innovazione, poi le soluzioni rispetto alle carenze specialistiche che eventualmente mancano, in qualche modo si possono trovare. Quindi l'aspetto più difficile, secondo me, è superare questo scoglio anche un po' della volontà di intraprendere questi percorsi, che ovviamente un contenuto innovativo ce l'hanno, ma che sono, a mio parere, virtuosi per l'amministrazione e per la città. Perché noi non possiamo pensare di andare verso delle smart city o delle smart land, che sono dei percorsi di cambiamento significativo, sono dei percorsi innovativi, attraverso delle logiche molto vincolanti, di regole rigide e anche legate al passato, perché ovviamente sono un po' in contraddizione. Percorsi innovativi un po' più flessibili dobbiamo essere. Questo non vuol dire che non ci possiamo dare degli obiettivi, che non possiamo misurarli, però dobbiamo anche accettare che non è per nulla scontato, e non è detto che non sia diciamo, comunque un valore positivo il fatto che mi sono prefissato di andare sino a un certo punto e poi magari ci sono andato lì vicino. L'importante è che abbia praticato e acquisito del know-how, del valore, e soprattutto che abbia iniziato a cambiare non solo la mia organizzazione, ma il modo di interagire con il cittadino.
teniamo presente che poi c'è intrinsecamente, come dire, un valore di sviluppo economico, perché se la pubblica amministrazione comincia a praticare questi servizi innovativi, tende a sollecitare quella parte di mercato che è innovativa. Quindi voi immaginate i bilanci dei comuni, il PIL comunque della pubblica, la spesa della pubblica amministrazione incide in maniera rilevante sul PIL, no? E vuol dire che quel comparto di spesa devo decidere se lo voglio rendere appetibile per le imprese innovative o lo voglio rendere uno spazio di sopravvivenza delle imprese che invece sono un po' più conservative, legate a logiche che tenderanno a essere superate. Quindi, in generale, sul partenariato pubblico-privato c'è anche il concetto di sharing, no? Di fondo. Sharing delle conoscenze, sharing dei team e poi sharing anche degli asset rispetto ai vari soggetti che vengono coinvolti in questi progetti. Il concetto di sharing apparentemente è facile, in realtà recepirlo poi nelle nostre organizzazioni e anche in quelle private è più difficile di quel che appare, perché a volte l'approccio della condivisione sembra di disperdere una parte del proprio valore, non sempre letta come un'opportunità per andare ad acquisirne del nuovo attraverso la condivisione con altri, no? Dal punto di vista della condivisione con i cittadini, qui Giancarlo ci chiede se i cittadini hanno partecipato, no, sono stati coinvolti per anche costruire un consenso attorno a dei progetti che avete fatto lì a Roma, e come secondo te ci si deve muovere per appunto coinvolgere i cittadini e anche un senso attorno a delle iniziative che di Smart City. Sicuramente alcuni passaggi sono stati fatti in occasione anche della prima formulazione, diciamo, dei primi contenuti delle linee guida. Abbiamo fatto dei passaggi con le università, con le associazioni di categoria, e quindi anche nel caso dei piani strategici, come vi dicevo, con i vari interlocutori. Sicuramente sono tutti percorsi migliorabili. Non è facile trovare il punto di equilibrio tra una selezione di una rappresentatività della varie tipologie di interlocutori e invece un rischio di un rallentamento nel caso di un coinvolgimento molto diffuso, che poi nel caso della città di Roma, come tutte le grosse metropoli, ovviamente la cittadinanza è anche tanta, no? Tenete presente che peraltro questi percorsi di innovazione spesso dai gruppi vengono condotti in parallelo a tutta una gestione di attività ordinarie, di funzionamento della macchina amministrativa, la classica gestione dei sistemi informativi, che è comunque ancora una percentuale significativa della nostra attività. E il mio dipartimento si chiama Dipartimento Trasformazione Digitale, che però vuole essere anche un po' l'obiettivo finale, in tutta onestà. E siamo noi stessi ancora in fase di trasformazione, cioè siamo ancora molto presi per necessità dal garantire il funzionamento della rete e dei gestionali e del sito e diciamo di tutti questi aspetti, di questi sistemi infrastrutturali trasversali, ma stiamo cercando di evolvere da questa gestione, che è una importante ma pur sempre rivolta alla macchina interna, a questo ambito della trasformazione dei processi interni ed esterni, soprattutto in ottica Smart City, che è un mestiere, se volete, anche un po' diverso, e quindi attendere probabilmente, non escludo, come accade in altre città europee, che poi esistano anche delle unità diverse che si occupano di queste cose, quale che governano, continuano a governare. È diverso, però è abilitante, no? È necessario per poi realizzare servizi Smart City in città, creare le infrastrutture abilitanti all'interno e, come dicevamo prima, digitalizzare i procedimenti interni della PA, anche per rendere più trasparenti, no, le attività che si svolgono all'interno e instaurare, diciamo, un rapporto con la cittadinanza che sia quanto più aperto e trasparente. Diciamo, tu mi aiuti a introdurre il terzo tema, quello delle infrastrutture. E è un altro tema chiave, perché
sicuramente oggi siamo da un certo punto di vista correttamente molto più impegnati a ciò che è immediatamente visibile, percepibile dall'utenza finale, quindi al cosiddetto classico livello applicativo. Il rischio qual è? Che se dietro questo disegno delle varie front-end applicativi non c'è un'infrastruttura comune che riesce a mettere insieme questi contenuti applicativi e soprattutto che riesce a integrare i dati che provengono da questa interazione con l'utenza, il rischio è che noi non riusciamo poi a produrre nuovo valore verso questi ambiti applicativi derivante proprio dall'integrazione di dati provenienti da altri contesti che ci aiutano a leggere i fenomeni poi di quello specifico comparto in maniera sicuramente molto più ricca, molto più completa. E quindi le infrastrutture sono da sviluppare innanzitutto sicuramente quelle diciamo un po' più fisiche, partendo dalla fibra, alle infrastrutture wireless interne, alle organizzazioni ma anche esterne per la città, parlavamo prima del 5G, parliamo in generale delle infrastrutture di connettività degli oggetti, no? Che quelli che rappresentano più in generale l'IoT. Poi i vari protocolli, NB-IoT o 5G o 4G, sono delle cose che tanto cambieranno sempre. Quello che conta è però il disegno dell'infrastruttura, che devono essere integrate fra di loro. Ma nelle infrastrutture sempre più io ci riconduco quel layer meno fisico, un po' più immateriale, che quello dell'infrastruttura della gestione dei dati, che credo sia fondamentale che non sia isolata e rinchiusa nel livello applicativo, ma che diventi invece un data layer trasversale a tutti i livelli applicativi su cui si vanno a appoggiare le applicazioni, su cui riversano e attingono i dati. È un po' il concetto che sta dietro il progetto Data Platform di Roma Capitale, no? Quello di creare un data lake unico della città in cui convergono dati provenienti dai nostri diversi dipartimenti o assessorati, ma anche magari dall'esterno, dalla Camera di Commercio, da altri attori della città, da operatori, magari operatori telefonici piuttosto che anche operatori, diciamo, gestori di carte di credito. Perché? Perché attraverso l'integrazione, l'abbiamo visto anche durante la fase di lockdown, eravamo partiti con un progetto di data platform per lo sviluppo economico e grazie anche alla disponibilità di un operatore siamo avuti la possibilità di integrare dati provenienti dalla fonia mobile e abbiamo potuto mappare la situazione, il susseguirsi, non so, degli assembramenti nelle varie giornate, prima, durante, dopo il lockdown, piuttosto che la correlazione di queste informazioni rispetto alla dislocazione degli esercizi commerciali, oppure potremmo un domani integrarli anche con banalmente i dati meteo o anche capire se fra queste presenze qual è la percentuale di residenti, qual è la percentuale di pendolari o di turisti. Quindi immaginate quanto è molto più ricca l'analisi che si può fare o pianificare lo sviluppo per il singolo privato, non so di dove, in quale zona andarsi a posizionare, perché magari esistono più spazi di sviluppo rispetto ad altre. Oppure per il pubblico, come magari pensare di pianificare diversamente i servizi di mobilità o anche o altri servizi di sharing, no? Quindi tutta una serie di valutazioni che noi ci siamo accorti che poi man mano che tu metti insieme ti vengono anche delle nuove idee che non ti eri neanche immaginato, no? E quindi ti vengono in mente delle policy di sviluppo di quel comparto che oggettivamente sono quelle che siamo soliti dire data driven, ma che sono anche stimolati dagli dati stessi, no? Quindi data driven non vuol dire che sono le politiche sviluppate in automatico, vuol dire che sono guidate. Poi ovviamente c'è sempre lo spazio diciamo della scelta politica o della creatività del decisore, ma poi immaginatevi anche che questo tipo di raccolta dati è quella che si presta di più all'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale che probabilmente rappresenteranno il nuovo potente strumento di attivazione di nuove informazioni, nuovi servizi all'utenza. Ma se i dati non sono raccolti in un certo modo, non sono aggregati e sono frantumati, non sono utilizzabili da questi algoritmi. Ovviamente, essendo un'iniziativa pubblica, va posta estrema attenzione
anche ai protocolli, diciamo, di trattamento del dato, di protezione della sicurezza, di rispetto delle norme del GDPR, ma anche al suggerimento magari di modelli stessi di business, di utilizzo del dato. Cioè l'idea nostra è di provare adesso a esplorare la definizione di un protocollo che ci consente di definire meccanismi di ingaggio fra vari soggetti che condividono i dati, anche in prospettiva, perché no, andando a capire che se i dati poi sono gestiti da, che ne so, dal singolo cittadino o da enti profit, possono essere usati secondo un modello, se invece sono usati da privati, magari secondo altri. Può essere il produttore del dato che definisce queste stesse logiche. Ecco, questo livello è un livello infrastrutturale chiave. Se non esiste in una città, rischia di non esserci quell'elemento un po' di volano dello sviluppo dei servizi smart, perché poi disponendo di strumenti di questo tipo si abilita il territorio anche lo sviluppo di nuovi servizi, anche in tempo reale, che si vanno a innestare e i cui costi sono costi marginali, non perché i costi infrastrutturali sono sostenuti, come spesso è accaduto nella storia, dai soggetti pubblici. Sì, dalle autostrade. Domanda, la Roma Data Platform è anche connessa alla piattaforma Open Data? Cioè i dati che elaborate poi in parte o in tutto sono resi anche disponibili in formato licenziato open, in maniera poi da essere utilizzate ad esempio da start-up per crearci servizi sopra? Siamo all'inizio del nostro percorso, però diciamo la tua domanda è interessante perché mi aiuta a condividere insomma un po' il nostro attuale livello di riflessione. Era nel progetto che avevamo realizzato anche a Reggio Calabria. Prima abbiamo realizzato con software open source la piattaforma Open Data e poi abbiamo programmato la realizzazione di un data lake, diciamo, di un sistema di centralizzazione dei dati, e l'idea era proprio quella di connetterlo, no, poi alla piattaforma Open Data per stimolare anche la comunità a creare servizi che poi erano di uso, diciamo, potevano essere messi a sistema e disponibile alla cittadinanza. Guarda, la nostra convinzione è che la piattaforma Open Data risponde anche a esigenze, se vuoi, di trasparenza, ma anche di messa a disposizione, come dicevi tu, di alcuni dati. Diciamo, a prescindere da quello che posso immaginare essere l'utilizzo che ne possa fare la futura startup, eccetera. Cioè, noi, l'obiettivo delle piattaforme Open Data, io pubblico i dati che ho e poi lascio il cittadino, le imprese, farne l'uso che ritengono, diciamo, per loro interessante, per ricerca, per curiosità, ma anche per business, perché no? Certo. Quindi, come dire, disaccoppio la necessità e il valore della produzione dall'utilizzo che se ne fa. Sulla data platform noi la stiamo più concependo come un'aggregazione di dati funzionale innanzitutto a creare dei cruscotti di supporto a chi deve gestire le politiche e i servizi di quel comparto. Quindi in questa fase ha un target principale verso gli operatori del settore, chi si deve occupare di mobilità, chi di turismo, chi di ambiente. Quindi però, anche tecniche di infodata visualization, giusto? Sì, esatto, quindi mappe di calore. Quindi in realtà se tu attraverso queste dashboard poi se vuoi arrivi al dato, ma lo scopo è leggere diciamo, dei fenomeni attraverso e soprattutto facilitare una convergenza della lettura tra quelli che sono attori diversi della città. Cioè sulla mobilità, per esempio, c'è sicuramente il nostro dipartimento che si occupa di mobilità, ma poi ci sono attendere altri soggetti, l'ATAC, Roma Servizi per la mobilità, ma anche gli attori principali dei privati. Quindi l'obiettivo di una data platform, di un verticale della mobilità, è quella di far convergere verso cruscotti di lettura di questi dati quelli che sono gli attori che alla fine producono questi servizi. Che poi in un secondo tempo la messa a disposizione di questo dato possa, come dire, a sua volta essere accessibile attraverso API dei soggetti esterni, questo sì è un altro obiettivo. E noi stessi ci interroghiamo su qual è
la differenza con gli open data potrebbe essere più orientata magari allo sviluppo di realizzazioni di servizi in tempo reale, quindi più in un'ottica di resa a disposizione del dato attraverso API piuttosto che attraverso lo scaricamento, diciamo, del dataset come fatto negli open data. Quindi in questo momento potrebbero giovarsi parecchio, no? Della disponibilità di avere informazioni real time riguardo agli spostamenti in città, eccetera. Certo, io penso che in prospettiva la disponibilità dei dati potrebbe portare alla progettazione di servizi veramente ridisegnabili in tempo reale. Assolutamente. No? Ecco, però ovviamente immaginatevi la complessità, queste sono delle progettualità che potrebbero da un certo punto di vista non avere mai fine, nel senso che innanzitutto c'è un percorso nostro interno che vuole abituare più le nostre strutture interne a condividere i dati fra di loro. Però vorremmo nel contempo far diventare, e deve diventare, uno strumento di dialogo e di costruzione dell'ecosistema, per tornare a un altro concetto detto inizialmente, con gli attori, principali attori esterni di Roma Capitale, e perché no, in alcuni momenti, nel momento in cui si individuano dei fenomeni e delle necessità di intervento, potrebbe essere anche lo strumento attraverso il quale definisco dei modelli di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un servizio che risponda a un bisogno specifico che è ben fotografato dalla data platform e che magari ne fa intravedere attraverso i dati anche dei modelli di sostenibilità finanziaria nella realizzazione del servizio stesso. Ecco, quindi sono, se vuoi, tre concetti legati fra di loro. E per, diciamo, magari andare all'ultimo punto che volevo toccare, che sarebbe auspicabile dal mio punto di vista che trovassero una piena realizzazione e che fossero anzi addirittura dei criteri guida nello sviluppo delle progettualità del recovery fund. La sensazione che non possiamo probabilmente riproporre come progettualità quei progetti che non abbiamo avuto i fondi per realizzare prima e che rispondono tutto sommato a una lettura della società che probabilmente è invece in trasformazione. Quindi noi, questa è un'occasione per riprogettare, implementare o riqualificare, diciamo, le nostre infrastrutture delle città o della provincia, diciamo, italiana, che poi è rappresentativa anche di un modello socio-economico dell'intera Europa, no? Cioè non questa eccessiva aggregazione solo in grosse aree metropolitane tipica degli Stati Uniti o della Cina. L'Europa è caratterizzata, un po' come l'Italia, sicuramente da grosse capitali, ma anche da una grossa dorsale socio-economica o di piccole e medie imprese che stanno anche nelle realtà provinciali, no? E quindi noi dobbiamo trovare dei modelli di disegnare delle infrastrutture, di non creare divario digitale fra questi territori. Ecco, allora io penso che c'è un'Italia che va a velocità diversificate, no? Lo dicevamo pure prima. Ci sono città che sono più dinamiche, più predisposte all'innovazione, altre invece, soprattutto pensiamo anche alla cintura, no? Delle città metropolitane, che faticano, che magari sperano anche in un traino da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane. Su questo si potrebbe fare un ragionamento. Infatti la mia convinzione è che questi concetti di ecosistema, di partenariato, ma anche di sviluppo delle infrastrutture, possono caratterizzare, secondo dei modelli di governance diversi, sia lo sviluppo delle città, sia anche lo sviluppo delle aree più provinciali. Ora, io sto vivendo la fortuna di aver sviluppato un'esperienza, come raccontavi tu all'inizio, a Brescia, che è sicuramente una provincia, dove abbiamo tentato di fare degli sviluppi di progetti di innovazione, di procurement innovativo, mettendo insieme 30 comuni e quindi riuscendo a raggiungere magari dei livelli di spesa tale da attirare anche con investimenti del privato. Modelli che sono sicuramente diversi da quelli da applicare a Roma nella grossa area metropolitana. Ecco, però
trovo che questi concetti di ecosistema, sebbene declinati in logiche un po' diverse, ma è di partenariato pubblico-privato e di necessità di potenziamento delle infrastrutture digitali come una nuova riqualificazione delle infrastrutture ordinarie, sia sicuramente praticabile in entrambe queste tipologie di territori, e quindi possano garantire una crescita del paese equilibrata ed inclusiva, diciamo, di quella di cui abbiamo bisogno per continuare a usufruire, a sfruttare l'asset, diciamo, meraviglioso che abbiamo nel nostro paese, che sappiamo che abbiamo una varietà, come dire, di non solo di storia, ma anche di ambiente, a distanza di pochi chilometri, che è abbastanza unica nel mondo. E quindi noi non possiamo pensare che nel nostro paese ci concentreremo solo nelle grosse città e abbandoneremo tutto il resto. E anche perché poi, siccome l'obiettivo ultimo di tutto questo approccio è la qualità della vita, spesso la qualità della vita sta anche là. Quindi, questo non posso che concordare. E quindi, secondo me, questa visione è una visione che può mettere in equilibrio e a sintesi, e può essere un po' l'ispiratrice di questa di come andare a usare queste nuove risorse che l'Europa metterà a disposizione, non solo per l'Italia, ma insomma per tutti i paesi europei, perché poi c'è una sfida più ampia che sappiamo essere in corso, che è quella anche di un'affermazione di alcuni modelli di sviluppo a livello globale, no? Cioè l'Europa alla fine può giocare questo ruolo. Abbiamo sicuramente in mente il modello americano, che è molto spostato su un ruolo, come sappiamo, meno interventista, no? Diciamo del pubblico, molto più il mercato libero. Abbiamo poi un modello che sta emergendo più in Cina, più di maggior monitoraggio, di maggior guida. E secondo me c'è un modello europeo che cerca di trovare il giusto equilibrio tra questo sviluppo, questa cooperazione tra pubblico e privato, e può essere il modello vincente, purché come dire, in questa visione europea declinata sino alle singole realtà locali, territoriali, come questa la grossa città come Roma, Milano, ma anche il territorio di provincia. Quindi questa lettura di una soluzione dei problemi locali attraverso dei modelli che tengono in considerazione però la situazione dell'economia e della trasformazione globale. Cioè un po' questo è il continuo salto di contesto che dobbiamo fare per risolvere problemi pratici, ma secondo delle logiche e comprendendo bene dei fenomeni che hanno una natura, in questo momento per via della globalizzazione, comunque hanno una natura globale. Bene, grazie Raffaele per l'approfondimento di questi argomenti. E provo a leggerti un quesito che arriva, diciamo, sulla nostra chat. Perché regolare e pianificare, ci scrive Simone, perché regolare e pianificare quello che è per sua natura liquido, digitale, non perimetrabile? Pensare un ecosistema open source di strumenti e applicazioni che si sviluppano in modo aperto all'interno di parametri sostenibili, etici e diffusi, dettati dalla pubblica amministrazione. Il pubblico come regolatore etico all'interno di un ecosistema aperto. Colgo anche questo spunto per chiederti un po' a che punto siete, no? Con il percorso che avete avviato sull'adozione, sulla transizione all'open source. Prego. Sì, diciamo, ma io penso che sullo sviluppo degli strumenti è sicuramente l'approccio giusto, però lo sviluppo delle nostre città passa attraverso delle scelte di fondo su come vogliamo che siano fatte queste città, su quali, diciamo, problemi e in che modo vogliamo risolvere. Dopodiché, chiarito l'obiettivo, chiarito dove vogliamo andare, c'è lo sviluppo degli strumenti per andare in quella direzione. Quindi non sono, a mio parere, aspetti in contraddittorio, in alternativa, semplicemente sono su due livelli diversi.
Io penso che bisogna lavorare su entrambi i livelli, cioè su una costruzione di una visione e di una strategia per arrivare a quella visione, a realizzarla, dove l'aspetto strategico è quali sono i vincoli, quali sono i modelli che vogliamo usare, e poi c'è lo sviluppo delle progettualità e degli strumenti, e quelli ovviamente tendenzialmente, come dire, gli approcci di partecipazione, di sharing sono sicuramente quelli più efficaci, ma purtroppo presuppongono anche una cultura, diciamo, una cultura del lavorare insieme e della multidisciplinarietà, che non è per nulla scontato che ci sia, perché bisogna anche essere più organizzati per lavorare in tanti e insieme, no? E poi mi chiedevi anche qual è il livello di sviluppo delle soluzioni open all'interno della nostra amministrazione. Ma noi tendenzialmente tutta la parte di sviluppo la facciamo con la stragrande maggioranza con gli accordi quadro e le convenzioni COCE, ma anzi più in particolare con gli accordi quadro ad oggi SPC, con i vari lotti, e tendenzialmente quindi o è una tecnologia cloud o tendenzialmente siamo anche produttori di ciò che facciamo è in tecnologia open source. Per quanto riguarda anche la produttività individuale, siamo in una fase di riequilibrio, quindi stiamo diminuendo le licenze dei prodotti Office per promuovere un po' di più la parte di LibreOffice, e anche qui va gestito il cambiamento, perché poi ci ritroviamo a volte a magari dover diciamo discutere anche con alcuni uffici, perché ovviamente poi i legami o le apparenti abitudini, diciamo, di alcuni operatori, ma io ho bisogno più di quello, quando a volte sappiamo che magari nello strumento di produttività individuale in realtà magari finiamo per usare il 5% delle funzionalità che ci sono e che probabilmente in soluzione open source già ci sono. In questo momento invece, per quanto riguarda la piattaforma di collaboration, abbiamo disponibile in fase di emergenza la piattaforma Teams, e quindi abbiamo continuato ad usare quella anche per necessità, innanzitutto di una risposta immediata a un'urgenza che c'era per una copertura finanziaria che in quel momento era garantita dai contratti esistenti, ma su quello, diciamo, siamo in fase di anche un po' approfondimento di quelli che poi esistono le soluzioni. Tendenzialmente anche perché adesso dovrete produrre, credo, questo è l'ultimo indirizzo anche della ministra Dadone, dei piani per il lavoro agile, no? Sì, per sì, sì, infatti, programmare anche in maniera sistematica delle attività in smart working, a prescindere dalla sì, infatti vorremmo cogliere questa occasione per provare effettivamente a ripensare anche a livello infrastrutturale, no? Per citare argomenti toccati prima, come dire, quali sono i dispositivi da poter usare affinché il dipendente magari usi lo stesso notebook sia quando opera da casa o quando opera da un centro di coworking o quando viene in ufficio, con anche però una ridefinizione di tutti gli altri livelli software o anche di sicurezza che garantiscono sia che quando tu lavori da casa puoi lavorare accedendo sui dati, sugli applicativi dell'amministrazione, sia anche che tu lo possa fare in un ambiente di collaborazione con i tuoi colleghi, perché poi lo smart working non deve diventare il lavoro isolato, diciamo, ma dovrebbe riuscire a garantire ancora il lavoro di gruppo, un gruppo trasversale, interno, ma anche esterno. E quindi c'è anche tutto un aspetto, non solo formativo, su questi aspetti qua, non sull'operatività, ma anche un aspetto, diciamo, di divulgazione dei modelli organizzativi che quindi ne possono conseguire. Ecco, questo secondo me è un percorso, diciamo, non immediato, ma su cui bisogna un po' lavorarci tutti, sui vari attori coinvolti, diciamo, nei vari processi decisionali, quindi dai dipendenti ai lavoratori, anche ai sindacati, ai dirigenti, all'amministrazione, anche se credo, per quello che osservo anche un po' da cittadino, che
sia anche un trend che oramai la società sta prendendo. Cioè, io sento così anche parlando con dei colleghi o amici o fornitori che molte organizzazioni private hanno ricorso e stanno ricorrendo allo smart working, sicuramente anch'essi per necessità, ma con una prospettiva di valorizzazione di quelli che sono gli aspetti positivi anche in una fase successiva a questa emergenza. Quindi credo che in effetti questo aspetto tenderà a caratterizzare sempre più il mondo del lavoro. Sì, no, ce lo auguriamo. Anche Demetrio ci scrive molto saggia l'idea di non sbagliare l'approccio al recovery fund. Non serve per completare la lettura tradizionale, ma per un nuovo modello in transizione, proprio per diciamo, utilizzare al meglio le tecnologie digitali per riorganizzare la struttura della pubblica amministrazione e leggerla in una maniera completamente diversa da quella tradizionale a cui siamo abituati. Ci proviamo. Certo. Dura, ma dobbiamo farcela. Grazie mille Raffaele per Grazie questo. a te, grazie a voi Molto per tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare in questa vigilia di festa, magari argomenti non sempre particolarmente diciamo facili, però insomma. interessante. Sicuramente penso di dire importanti sono per il nostro futuro, ecco. Sì. Assolutamente. Grazie mille, allora davvero anche a chi è stato con noi fino adesso, e ci diamo appuntamento al prossimo webinar Restart the Utopian. Grazie ancora Raffaele, buonasera a tutti. Grazie a tutti.